ragazze, benvenuto in un nuovo Mi Preparo con voi. Come ho detto, adesso ho trovato una postazione comoda per girarli, quindi ve li giro molto volentieri. Come al solito, la nostra base occhi, che è il Painterly della MAC, che sapete mi piace tantissimo, ve lo straconsiglio anche come appunto primer, e appunto lo stendiamo su tutta la palpebra. Ok, allora per il trucco andremo a utilizzare due palettine della MUA, una che è la Starry Night, l'altra la famosissima Undressed, che sapete che voglio appunto smaltire. E andiamo a mettere su tutta la palpebra mobile un violettino. Pennello. Questo lillino, violettino, insomma, che come potete penso vedere è anche bucato, quindi lo prelevo e lo vado a stendere su tutta la palpebra mobile. Con un pennello da sfumatura andiamo a prendere il classico marroncino dalla palette della MAC, e vi ricordo che è il color wedge, se foste interessate. E lo vado a mettere nella piega per agevolare, insomma, la mia sfumatura. Anche se, insomma, il trucco sarà molto molto semplice. È un trucco che faccio, non dico tutti i giorni, ma molto spesso, proprio per smaltire gli ombretti. Con un pennello a penna, io uso questo da Smokey della Essence, vado a prendere il marroncino bucato, che come vedete, insomma, si consuma sempre di più, e lo vado ad applicare nella parte esterna dell'occhio per scurire un attimino, insomma, l'angolo esterno, appunto. Il trucco sarà veramente semplicissimo, ragazze, però quando riesco a trovare degli abbinamenti carini per appunto poter smaltire gli ombretti che ho, che magari ho bucato, mi piace appunto condividerli con voi. Ok, stessa cosa dall'altra parte. Ok, andiamo ad applicare un color burro sotto l'arcata. E lo prendo naturalmente dalla Naked Basic, perché anche qui, come vedete, sto smaltendo un ombrettino. E mi piace tantissimo metterlo, come sapete ormai a memoria, sotto l'arcata, appunto sopraccigliare. Preferisco molto di più un color matte piuttosto che un colore illuminante in questa zona. Poi prendiamo il pennello da sfumatura e sfumiamo un po' il tutto per avere un risultato appunto di una sfumatura graduale. E quindi questo è quanto, ragazzi. Proprio perché è un make up da smaltimento, andiamo a utilizzare questo Soul Color dell'Astra, ragazzi, che come potete vedere è davvero molto molto consumato, si sta addensando veramente tantissimo, quindi cerco di sfruttarlo il più possibile prima di doverlo cestinare, perché non si riuscirà più ad utilizzare. E io lo utilizzo, come ben sapete, come linea di eyeliner. Ok, ho applicato l'eyeliner e adesso andiamo a fare il trucco viso per poi terminare il trucco occhi. Continuo a smaltire questo campioncino del fondotinta, che come vedete è sostanzialmente quasi terminato, quindi lo vado ad utilizzare sempre con la spugnetta in dotazione, e insomma cerco di terminarlo. Applichiamo poi il solito correttore di Nabla. Fissiamo il tutto con la blot powder di MAC, che anche questa appunto sto terminando.
Ok, finiamo il trucco occhi e poi ritorniamo al viso, oggi via vai proprio. E vado a mettere questa matitina, come vedete piccolissima, dell'Avon color, diciamo, prugna borgogna, nella rima ciliare inferiore e esterna. All'interno potete mettere o una matita nera oppure una color burro. Io oggi opterò per quella burro e, come sapete, utilizzo quella della Neve Cosmetics, la Avorio Beige. Mettiamo adesso il mascara. Come sapete, utilizzo sempre questo qui, il Volume Glamour della Bourjois, che mi sta piacendo sempre di più. Quello che penso si stia piano piano addensando e seccando, però finché dura lo utilizzo con piacere. Quindi lo applichiamo sia sopra che sotto. Sistemiamo le sopracciglia sempre con il prodottino della MAC, il Fluid Dry, il Fluid Line Brow Gel Cream, tonalità Dirty Blonde. E come al solito fisso il tutto con il fissante per sopracciglia di Elf. Ok, passiamo a terminare il trucco viso e sempre in tema di smaltimento vado ad utilizzare questa Terra di Astra per fare un minimo di contouring. E sempre in tema di smaltimento, come blush andiamo a mettere questo qui della palette di Too Faced, che come vedete è quasi terminato. Come rossetto invece andiamo ad applicare una, diciamo, una novità che è il rossetto di Milani, si chiama 62 Matte Blissful e lo andiamo appunto ad applicare. Bene ragazze, questo è il look finito, io spero che vi piaccia. È un look che io appunto riproduco quasi giornalmente per smaltire soprattutto gli ombretti, i prodotti occhi e devo dire che mi piace molto come mi sta questo colore. Ho voluto applicare con voi il rossetto della Milani perché ve ne parlerò nel prossimo video dei promossi e bocciati. Vi anticipo che mi sta piacendo, però vi parlerò
più nello specifico di questo rossetto proprio in quel video del prossimo mese. E nulla, ragazzi, io spero davvero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Sono veramente felicissima di aver trovato il modo di poter registrare più spesso, appunto quando mi trucco. So che vi piacciono i make-up da smaltimento, quindi fatemi sapere se prenderete spunto, se anche voi avete un make-up che riproducete quasi giornalmente per smaltire appunto gli ombretti che avete puntato. Vi mando un bacione grandissimo e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!